Belen e Stefano De Martino continuano a scatenare i gossip. Nella mattinata del 3 aprile, all'interno del nuovo numero di Chi, si è scoperto che i due ritrovati coniugi hanno trascorso del tempo all'interno di un carinissimo bed and breakfast nel napoletano. Nel dettaglio si è trattato di un B&B di posillipo che il giornale definisce low cost. Quello che colpisce subito all'occhio è un dettaglio piccolo ma di grossa rilevanza. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, insieme a posillipo. Sfogliando le pagine di Chi non si può fare a meno di notare Stefano De Martino e Belen Rodriguez intenti ad amoreggiare affacciati ad una finestra. Il tutto nella romantica cornice di un bed and breakfast situato nel borgo di Posillipo. Si vince che i genitori di Santiago abbiano soggiornato in una camera matrimoniale con panorama mozzafiato sul golfo. Il prezzo? Soli 69 euro a notte. Una scelta che testimonia le origini semplici della ritrovata coppia. Il dettaglio curioso che non sfugge. Ma il bello viene ora. Osservando le foto del celebre settimanale, si notano le fedi all'anulare sinistro sia di Belen che di Stefano. Inoltre, i due ragazzi hanno trascorso la serata al ristorante stando a malapena staccati. Incuranti del fatto di poter essere visti e fotografati dai paparazzi, la showgirl e il conduttore di Made in Sud sono stati immortalati a scambiarsi un altro bacio pieno di passione. A questo romantico weekend ha preso parte anche il giovane Santiago. Il ragazzino, felice dell'amore ritrovato di mamma e papà, è stato fotografato insieme ai suoi genitori mentre scendevano dalle scalinate partenopee. Nonostante le numerose prove che testimoniano il ritorno di fiamme, i due continuano a non parlare di questa vicenda. Tempo fa, Belen Rodriguez non aveva idea di come definire la sua attuale situazione sentimentale, ma di una cosa si è detta assolutamente certa: è felicissima,